Fulvio Scaglione, Siria, i cristiani nella guerra da Assad al futuro, Paoline. Allora Fulvio, intanto la Siria sta vivendo da 8 anni una situazione drammatica. E il vero dramma per noi, diciamo occidentali, che cerchiamo di capirci qualcosa, è che non si capisce veramente dove sta il bene, dove sta il male, dove sta il giusto e lo sbagliato. Ecco, raccontaci in pochi secondi che cosa sta accadendo in questi anni in Siria. La questione siriana è una questione molto complessa, è una questione complessa perché piena di fattori diversi, i problemi interni del paese, le sollecitazioni esterne, poi lo scoppio della guerra naturalmente, le fazioni, i gruppi terroristici, eccetera, eccetera. A questa questione complessa si è cercato di rispondere con una risposta appunto molto, molto rozza, molto semplificatrice. E questo è un atteggiamento sbagliato, non consente di capire. Infatti, la questione siriana è stata tutta ridotta ai buoni e ai cattivi, i buoni di qui, i cattivi di là, a seconda delle. In realtà, la Siria aveva degli elementi interni di crisi già noti, apparenti. Su questi elementi interni sono intervenuti agenti esterni, in particolare le petromonarchie del Golfo Persico, che avevano interesse a che la Siria cessasse di esistere come Stato unitario e avevano interesse a che tra Siria e Iraq, cioè tra due paesi politicamente controllati dagli sciiti, si inserisse un'entità sunnita radicale e infatti nasce il califfato. Questo progetto poi è stato ovviamente combattuto dal regime siriano, che stava comunque anche per soccombere quando sono intervenuti i russi ad aiutarlo e a rovesciare le sorti della guerra. E questo è quello che è successo in Siria in questi 8 anni, cioè una guerra a cui hanno partecipato più o meno nascostamente, più o meno apertamente, decine di paesi che sono tutti corresponsabili di quello che è successo. Non so se molti sanno che persino la Danimarca, la pacifica, quieta, piccola, linda Danimarca, ha svolto operazioni di bombardamento per decine di volte sul territorio siriano. Quindi questo ci dà la dimensione di quello che è successo in quel paese. Non c'è una sola responsabilità e chiunque faccia un discorso di questo genere vuole semplicemente non far capire quello che è realmente successo. Nella dramma della guerra c'è una minoranza, la minoranza cristiana, che sta vivendo sulla propria pelle questa guerra e che sta dando anche una grande mano veramente alle vittime innocenti di questa guerra. Una minoranza che potrebbe darci anche una mano a noi per capire che cosa sta accadendo, ma che in modo quasi scientifico viene totalmente ignorata. Perché e perché è importante invece ascoltare i cristiani di Siria? I cristiani di Siria sono una minoranza, e poi diremo una cosa sul concetto di minoranza, però sono anche, come dire, la più recente manifestazione di una cultura, di una civiltà e di una componente del mosaico mediorientale che è appunto in Medio Oriente da molto molto prima dell'arrivo dell'Islam. C'erano dei regni cristiani nella penisola arabica secoli e secoli prima della nascita di Maometto. Quindi questa è la componente, per dirla con una battuta, proprio una battuta, i cristiani del Medio Oriente sono più arabi degli arabi, sono lì da molto più tempo di chiunque altro. Quindi sono quelli che conoscono il Medio Oriente meglio di chiunque, sono anche quelli che conoscono l'Islam meglio di chiunque, perché da 14 secoli, da quando cioè sono diventati una componente più ridotta, sono appunto una componente che naviga in questo mare islamico per tenersi a galla e per tenere a galla non solo la fede individuale, ma anche la fede collettiva, quindi la comunità nelle sue manifestazioni pubbliche, scuole, ospedali, chiese naturalmente, oratori, eccetera, eccetera. Allora, quando noi abbiamo a che fare col Medio Oriente a stragrande maggioranza islamica, i primi a cui dovremmo rivolgerci, anche perché hanno un set di valori simile al nostro, sono i cristiani. Invece in Siria, ma come altrove, che operazione è stata fatta? Siccome i cristiani non ci dicevano quello che noi ci aspettavamo, quello che avremmo voluto sentirci dire, quello che noi pensavamo, e anzi ci dicevano guarda che forse non è proprio così come credi tu, allora abbiamo semplicemente deciso che il loro parere andava cancellato. Li abbiamo etichettati come amici di Assad, amici di questo, amici di quello, però
per trovare la scusa buona per ignorare completamente il loro parere. Il risultato qual è stato? Abbiamo costruito, provocato, partecipato, ampliato tutti i possibili disastri che si potevano fare in Medio Oriente. In particolare, parlando di Siria, va detto che il concetto di minoranza per i cristiani siriani, se applicato in senso esclusivamente statistico, numeri, i musulmani sono tot, i cristiani sono tot, meno, non ci aiuta per niente, anzi ci confonde le idee, perché la Siria è un paese che ha un fortissimo DNA cristiano. La Siria è stata fatta dai cristiani in tante fasi decisive. Quando i musulmani posero la capitale del califfato a Damasco, furono gli intellettuali cristiani, anche i religiosi cristiani, a trasmettere la cultura ellenistica ai musulmani e aiutarli a costruire le proprie istituzioni e ad avviarli verso il periodo d'oro della loro civiltà, quel paio di secoli in cui la civiltà islamica era all'avanguardia nel mondo, indiscutibilmente. Il nazionalismo arabo siriano è figlio dei pensatori cristiani, sono quasi tutti cristiani, grandi teorici del nazionalismo arabo, in particolare arabo-siriano. Nella guerra attuale sono stati i cristiani quelli che sono riusciti a elaborare un modello di intervento nell'emergenza e poi nella prospettiva della ricostruzione. Quindi parlare di minoranza per i cristiani di Siria ha un senso solo se noi facciamo un discorso di numeri. Se facciamo un discorso di politica, di cultura, di civiltà e di società, non ha nessun senso.